Clicca qui per vedere il video come dovremmo mangiare in natura. Quindi abbiamo scoperto nel video precedente che quando facciamo le nostre scelte alimentari non siamo liberi quanto pensiamo. Nelle scelte alimentari vi sono tre condizionamenti: istintivo, emotivo e logico. Il condizionamento di tipo istintivo è legato al nostro codice genetico. Il condizionamento di tipo emotivo risponde alla domanda: questo mi piace, questo non mi piace, questo è il mio cibo preferito che mangiavo da quando ero piccola. I cibi che rispondono ai nostri condizionamenti emotivi sono spesso cibi che abbiamo conosciuto nella nostra infanzia. Infine c'è il condizionamento di tipo logico o razionale, dove ci sono le nostre convinzioni, ad esempio cosa mi fa bene, cosa non mi fa bene, cosa mi fa ingrassare, cosa mi fa dimagrire. E quando parliamo di alimentazione, questi tre aspetti devono essere soddisfatti. Approfondiamo ora meglio i tre aspetti. Parliamo del primo condizionamento, quello istintivo. Il nostro condizionamento istintivo è legato al nostro fabbisogno cellulare. Le cellule, attraverso l'istinto, ci richiedono quello che a loro serve. Condizionamento emotivo. Il condizionamento di tipo emotivo è legato al piacere. Per capirci brevemente, basta che vi faccio un esempio. Se chiedo a un gruppo di americani se è più buona la pizza o l'hamburger, probabilmente avrò un 50-50. Se faccio la stessa identica domanda a Napoli, penso che avrò un 99,9% di pizza. Questo non è legato alla bontà dell'alimento, ma al condizionamento emotivo e all'educazione. Ognuno di noi, quando sceglie un cibo, lo sceglie in base a un parametro. Mi piace? Non mi piace? Questo è il condizionamento emotivo. In natura, tutti gli altri animali selezionano il cibo in base all'istinto. Ad esempio, a un rettile, a un serpente, gli piace ciò che è condizionato a mangiare, per istinto. Mentre noi umani abbiamo separato il mi piace dai nostri fabbisogni di tipo istintivo. Quindi l'attuale mi piace, quindi ciò che ci fa salivare, è scollegato da quello che in realtà è il nostro fabbisogno cellulare. E l'ultimo condizionamento è quello logico. Quello logico risponde a ciò che abbiamo imparato. Quindi, come dicevo, questo fa bene, questo fa male, mangio questo alimento così assorbo il calcio, mangio quest'altro alimento così assorbo le vitamine. E questo è un altro tipo di condizionamento. Questi tre tipi di condizionamento a un certo punto agiscono nel nostro modello alimentare e per stare bene con noi stessi è funzionale soddisfare ognuno di questi condizionamenti nella giusta misura. Ad esempio, se una persona fa prevalere il condizionamento emotivo, può diventare ciccio e brufoli o addirittura contrarre malattie. Ovviamente dipende da qual è il condizionamento emotivo di ogni persona. Invece, se una persona soddisfa solo il condizionamento logico, è probabile che diventi triste. Quindi noi per stare bene dovremo mangiare seguendo il nostro istinto, la nostra logica e la nostra emotività. Noi viviamo in una società abbastanza strana per quanto riguarda le regole alimentari, e che il nostro modello alimentare è ricco di proibizioni. Ad esempio, questo non lo posso mangiare se non ingrasso, questo non lo posso mangiare perché mi fa male, senza sapere che molte volte le proibizioni stesse aumentano il desiderio. Uno dei presupposti base per avere un buon rapporto con il cibo è avere questo tipo di convinzione: io posso mangiare tutto quello che voglio. Molti di voi immagino che pensano: ma come? Io non posso mangiare tutto quello che voglio. Altrimenti mangerei patatine fritte dalla mattina alla sera o qualunque sia il vostro cibo preferito. In realtà il mangiare male o lo sgarro dipende da altri presupposti, come la proibizione. Ripeto la frase: io posso mangiare tutto quello che voglio. E siccome posso mangiare tutto quello che voglio, posso scegliere. E se posso scegliere, sono in grado di scegliere quello che fa bene a me, per quanto riguarda la mia salute, al nostro mondo, per quanto riguarda l'ecologia e agli animali, per quanto riguarda l'etica. Per saperne di più su quest'ultimo argomento, quindi dell'ecologia e dell'etica legate all'alimentazione, guarda questo video. Tutti i suggerimenti sono graditi per capire cosa vi piace e dove indirizzare il canale. E fatemi sapere tutto nei commenti sotto al video e per rimanere sempre aggiornati iscrivetevi al canale. Ciao!